croce Gesù sperimentò la lontananza da Dio. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Questo Gesù che si chiede il perché. Quante volte noi, dinanzi al dolore, dinanzi alla sofferenza, dinanzi a un lutto, dinanzi a una malattia, ci chiediamo il perché. Ma il nostro è un perché umano, un perché da figli che chiedono il motivo, o meglio, i motivi molte volte di tanta sofferenza. E lo chiedono al Padre, lo chiedono a Dio. Una domanda che certamente non è una domanda di chi non ha fede, anzi è la domanda di chi crede e di chi dinanzi alla croce continua a chiedersi il perché. Ma il perché di Gesù, Dio mio, perché mi hai abbandonato, non è un perché come quello dell'uomo, non può esserlo. Non può esserlo anche perché noi molte volte ci scagliamo contro Dio dinanzi e nel nostro dolore. È un perché che molte volte chiede e accusa Dio. Il perché di Gesù al Padre, invece, è un perché che, come dice il monaco eremita Nicola, rivolto al futuro, cioè perché questo mio dolore, perché questa mia morte, che valore avrà per il futuro? Perché questo dolore ha senso solo se proiettato nel futuro? Il dolore di Gesù, ma anche per alcuni aspetti, il dolore dell'uomo è come un seme che viene lanciato, che cade nel terreno e che poi porterà frutto. Allora il perché di Gesù è un perché che apre alla salvezza, che apre alla speranza, che apre alla nostra redenzione. Un perché, dicevo, aperto al futuro. Un perché, dicevo, pieno di speranza, un perché che poi si è fatto Chiesa, che a nome e per conto di Cristo continua ancora nei sacramenti, nella parola e nell'amore, continua a salvare la storia e a salvare il mondo. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!